prescrizione nei tempi stabiliti, si cerca di proseguire così, ma tutto dipende dalle forniture. Nei giorni scorsi, lo avete sentito, ci sono stati dei ritardi nella consegna delle fiale della Pfizer-BioNTech. Allora andiamo a fare il punto di questa campagna vaccinale con Mariella Anziano, che si trova in diretta dall'ospedale Spallanzani. Mariella, a te buongiorno. Sì, buongiorno. Laria, siamo come detto proprio all'istituto Lazzaro Spallanzani e come hai giustamente anticipato, il Lazio va spedito, ma l'Italia va spedita, siamo i primi in Europa nel campo appunto della vaccinazione, della campagna vaccinale, e il Lazio è la prima regione in Italia, è molto avanti proprio nella vaccinazione. Allora, come hai anche anticipato, ci sono stati dei problemi nei giorni scorsi per le dosi, per l'approvvigionamento delle dosi. Dovevano arrivarne 50.000, ne sono arrivate 47.000, però insomma nelle due volte che dovevano arrivare ne sono arrivate comunque qui quasi 100.000. Allora ne parliamo e facciamo il punto con l'assessore regionale Alessio Tavato, appunto l'assessore alla sanità. Buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, la campagna sta proseguendo. Noi ieri abbiamo superato le 50.000 somministrazioni. Questa fase ricordiamo che è rivolta al personale sanitario e al personale e gli ospiti delle RSA. Ieri abbiamo avuto il piacere anche di vaccinare il personale sanitario dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato, presto faremo anche il personale sanitario delle altre forze dell'ordine. Insomma, noi stiamo proseguendo, l'importante è avere le dosi e la garanzia delle consegne puntuali. Tra poco anche Moderna approvvigionerà con le dosi, no? Il Lazio. Sì. All'inizio non saranno tantissime. Sì, diciamo ne arriveranno circa 10.000 dosi, per cui saranno, diciamo, possiamo dire simboliche quelle di Moderna. Poi successivamente avremo un approvvigionamento costante secondo le indicazioni che sono state date dal commissario Arcuri. Presto partirà la vaccinazione anche per gli over 80 e poi come insomma proseguirà il vostro step by step? Beh sì, la fase successiva è gli over 80. Gli over 80 sono 400.000 nella nostra regione, per cui è un numero consistente, e verranno vaccinati ovviamente chi sta nelle strutture ospedaliere già verrà vaccinato, anche nelle strutture di riabilitazione e il resto andremo anche a domicilio lì dove non c'è la possibilità di muoversi, e utilizzeremo anche la rete dei medici di medicina generale. Perfetto, per ora ci fermiamo, grazie assessore, vi restituisco la linea, ci vediamo tra poco.